Aspetta, 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 devo riprendere il sogno. Devo scoprire chi è. Oh no, proprio sul più bello. Oh, io stavo finalmente per scoprire chi è Akiwaki. E poi ho sognato delle scimmie. Dov'è Akiwaki? Riaddormentati, riaddormentati, devo capire chi è, c'ero quasi. Non riesco più a dormire ora. Devo riuscire a trovare un modo. Sì, ho bisogno di trovare un modo per attirare Akiwaki in casa nostra. Dai, in fondo non sarà così difficile. Lui viene ogni giorno qui a rompere le scatole e soprattutto a farmi spaventare. Secondo me, se prendo un po' di caramelle e magari le faccio arrivare proprio da qui, facciamo un bel percorso che entra dentro la nostra casa. Con questo percorso il nostro Akiwaki arriverà sicuramente in casa, giusto? Ecco qui, guardate, guardate che bello. Perfetto, direi che ci siamo. Perfetto, adesso non mi rimane che sedermi qui e aspettare l'arrivo di Akiwaki. Così quando entrerà dalla porta attirato dalle mie caramelle io farò scrotum e gli leverò la maschera e scopriremo finalmente chi è. Non siete contenti? Lasciate un mi piace, falsacchiotti. Sarà una missione molto difficile. Akiwaki! Non c'è. Cosa? Ma è passata un'ora. Oh, non è possibile. Mi sa proprio che ad Akiwaki le caramelle non interessano. Ma io non mi arrendo facilmente. So già il prossimo modo per farlo arrivare a casa nostra. Seguitemi. Dai, facciamo una foto, sorridi. Dai, sorridi un po' di più, piadino, non fare l'arrabbiata. Dai. Questo è il tuo angolo migliore, proviamo. Quel brutto giocattolo cattivo di Akiwaki ogni volta entra in casa nostra di notte mentre dormiamo. Per fare cosa, vi starete chiedendo? Beh, per spaventarci ovviamente. Quindi se io adesso mi metto a dormire, lui entrerà e finalmente saremo in casa insieme e gli potrò togliere quella maschera. Sì, questa volta funzionerà. Buonanotte. Aki, mi senti? Sto dormendo. Ma perché non arriva? Non funziona niente. Niente di niente. Ma io dico, è possibile che questo Akiwaki non entri in casa nostra? No, 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 no. Qui c'è qualcosa che non va. Magari Akiwaki ha la febbre, sta male e non può venire. Oppure bisogna usare una strategia diversa. Devo pensarla in modo diverso. So cosa mi serve. Qui c'è bisogno di un balletto. Se faccio un balletto bello, attiro il sole. Se faccio un balletto brutto, attiro la pioggia. Ma se faccio un balletto spaventoso, attiro Akiwaki. Akiwaki, vieni! Akiwaki, vieni qui! Spiegami che cosa stai facendo. Cosa stai facendo? Io stavo guardando la TV. Scusa? E mi hai disturbato. Io? Io stavo lavorando, sì. Lavoravo per la mia nuova coreografia di ballo. Non mi sembrava una coreografia. Spiegami che cosa stai facendo, Matti, su. Oh, sei sicura che lo vuoi sapere? Muoviti! È una missione top secret, mi hanno detto di non dirla. Ok, nessuno. Allora me ne vado. No, aspetta, ho bisogno del tuo aiuto in realtà, quindi te lo dico. Muoviti. Io ho sognato Akiwaki. Akiwaki. Sì, ma non era un sogno normale. Ok. Ho sognato che lui si stava per togliere la maschera. Wow. Come wow? Devi dire wow. Wow. No, 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 più wow. Wow. Vabbè, senti, non sei brava come me. Comunque adesso non posso fare altro che scoprire chi è Akiwaki e togliergli quella maschera. Cioè, è diventata la mia missione di vita, capisci? Ok, ma Akiwaki non è qua. Come fai a togliergli la maschera? Era proprio ciò che stavo provando a fare, attirandolo, ma non arriva, non capisco perché. Ok, forse ho un'idea. Andiamo, però devi fare piano. Ok, va bene. Wow! Wow! Akiwaki dove lavora? In una fabbrica di giocattoli. Esatto, quindi per attirarlo servono i giocattoli. Ah, quindi non serve il balletto del sole? No, non serve il balletto del sole, aspetta, li prendo altri. Ok, va bene, ottima idea. Non so perché non mi sia venuta in mente a me. Ok. Ok. Allora aspetta, perfetto. Minna. Ok, ora fai una strada piena di giocattoli che lo attirerà qua dentro questa stanza. Va bene, vado. Ok.
forse è di qua. Sì, di qua, di qua. No, mi sono incastrato. Ninna, potresti darmi una mano? Non li riesco a prendere. Primo passo. È andato. Aprire la porta. Mettere questo qui. Oh, oh. Era il mio preferito. Tu starai qua per attirare meglio Agiwagi. È tutto pronto, ora però nascondiamoci. Ok, Agiwagi, se questa volta non arrivi, io non ti parlo più. Finalmente ci siamo! Huggy Wuggy! Ciao Huggy, fregato! Cosa? Ah! Ehi! Ehi voi! Chiudi a chiave, sì, muoviti! Giusto! Chiudi! Aspetta! Muoviti, ma... Un attimo! Più veloce! Non la trovo! Ok! Ah, eccola! Ok! Questa porta non ha la serratura! Il nostro piano credo sia fallito! Dentro Agi entrerà e ci mangerà. Ma no, non ti preoccupare. Adesso aspettiamo 10 minuti e poi usciamo e scappiamo via. Questa chiave mi servirà. Agi Agi. Allora, sai che cosa facciamo adesso? Visto che io sono una persona coraggiosa, esco e affronto Agi Agi a mani nude, così ti salverò. Ok, vai. Auguratemi buona fortuna. Ninna, ho l'impressione che Huggy Wuggy ci abbia chiuso a chiave, questa volta per davvero. Moriremo qua! Chissà cosa starà facendo Huggy Wuggy in casa nostra. Mi starà mangiando tutta la mia Nutella. Davvero? E se sta giocando invece dentro la mia postazione dei videogiochi? Uffa. Non ci voglio pensare. Ninna, che vuoi? Guarda, guarda. Cos'è? Nella doccia. Aspetta un attimo, perché c'è qualcosa nella doccia? Siamo salvi. Ecco dove l'avevo lasciato. Non lo trovavo da una settimana. E quindi che cosa possiamo fare ora con quel coso strano? Quel coso strano è il telecomando magico di Matti, che grazie alla sua tecnologia ultrafuturistica mi consentirà di aprire la porta. Ha funzionato! È il momento di tirare fuori tutto il coraggio. Siamo solo io e lui alla resa dei conti. Che abbia inizio la sfida del karateka. Eccoci arrivati alla resa dei conti. Sei pronto, Huggy? Vieni qua! Sono troppo forte. Oh. Sconfitto. Non è finita. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Grazie alla mia mossa da karateka, sì, sono riuscito, sì, a sconfiggerlo. Sì, sì, grazie alla tua mossa, non alla mia. Beh, devo ammettere che sei stata utile. Comunque, Ninna, direi che possiamo iniziare. Togliamo la maschera da Huggy Wuggy. Sei sicuro? Sì, dobbiamo scoprire chi è una volta per tutte. 3, no, aspettate, 2, no, 1. Aspetta un attimo, ma questa chi è? Kissy Missy. Per quale motivo Kissy Missy, la moglie di Huggy Wuggy, è dentro di lui? Se Huggy Wuggy in realtà è Kissy Missy, chi
Chissimissi. Chi è?